Ciao a tutti e bentornati qui in pagina o nel canale. Oggi andiamo a parlare ancora di filati, ancora di nuovi arrivi, perché in Merceria Italia Artisan non ci fermiamo dal portarvi novità, riassortimenti e prodotti stupendi, a partire proprio da Olympia Ice, filato 100% italiano a marchio Lana Grossa. È un filato con composizione 53% lana vergine e 47% di acrilico. 100 grammi contengono ben 100 metri, considerando che è un filato di spessore importante. È morbidissimo, caldo e con queste screziature nei vari colori che lo rendono particolare. La particolarità principale però non è questa di questo filato, cioè la sfumatura che è meravigliosa già di per sé, ma principalmente vi voglio parlare del fatto che sia un flammé. È un filato da lavorare con ferri uncinetto 8-10, quindi un filato grosso di base, caldo, molto caldo e molto accogliente, avvolgente, piacevole da indossare, però come potrete notare a tratti si assottiglia, quindi è un filato dall'effetto flammé. E quindi particolarissimo, guardate l'esempio di lavorazione qui in etichetta, un semplicissimo berrettone ai ferri. Lavorato con un gomitolone, perché sono gomitoloni da 100 grammi di volume importante davvero, e appunto una resa spettacolare con un punto semplicissimo che è appunto la maglia rasata e la costa qui per il berretto. Quindi un filato fantastico che vi consiglio assolutamente di provare se volete fare progetti veloci, progetti che crescano in fretta ma che siano confortevoli da indossare, caldi, morbidi, quindi anche per dei regalini, perché no? Codice colore di questo color ghiaccio che presenta le sfumature del blu, del grigio chiarissimo, quindi grigio ghiaccio e screziature di nero, codice colore 321. Poi andiamo a vedere insieme la sfumatura di verde e blu jeans, che è meravigliosa anche questa. Guardate che bellezza, che ha il codice colore 324. Questo è un nuovissimo arrivo, ma adesso andiamo a vedere anche dei riassortimenti. Poi la terza delle sfumature è questa con i colori prettamente autunnali. Qui si parla di un arancio volpe di base con screziature di bianco e di nero ed è meraviglioso, molto soffice, molto caldo e bellissimo il tatto. 323 è il codice di questo colore. Eccolo qua, guardate che bel filatone. Poi in ultimo, per quanto riguarda questa sfumatura, scusate, questo filato, abbiamo il codice colore 325, un mix di lilla, un pizzico di verde lime, un po' di bianco e nero qua e là, per garantirvi una colorazione incredibile. Quindi una sfumatura davvero unica, più che particolare. Ripeto, codice colore 325. Eccola qua. Io adesso avevo disfatto un po' il gomitolo proprio per farvi vedere lo spessore e i colori come si alternano, davvero stupendi. Quindi, quattro tonalità di Olympia Ice da andare a sbirciare sul sito e da provare assolutamente se vi piacciono i filati lana grossa. Sempre di lana grossa parliamo quando vi vado a mostrare due nuovissimi colori, due nuovissime sfumature di gomitolo bene. Allora, vi presento queste due perché sono le new entry nella famiglia gomitoloni lana grossa, ma andate a sbirciare sul sito gomitolo versione, gomitolo maglia, gomitolo bene. Abbiamo tantissime sfumature disponibili di questi tre tipi di gomitoloni. Allora, bene, arriva con questo color senape mixato ad un verde menta, deliziosa sfumatura dal codice colore 765. Qui abbiamo sempre 200 grammi, 700 metri, 60% lana vergine, 40% poliacrilico. Soffice e molto caldo con un gomitolone. Ripeto, cosa possiamo farci? Se non l'avete ancora fatto, andate a sbirciare la mia stola versione. Con due gomitoloni invece realizziamo un maglioncino.
Sempre taglia media. E poi quest'altra sfumatura con bordeaux, varie sfumature di rosso e del violetto. Davvero particolare, anche questa molto autunnale. Codice colore 759. E visto che qui l'etichetta se l'è tirato avanti questo gomitolo, vi vado a parlare di loro. Allora, sono tornati e sono praticamente già andati esauriti. Io vi mostro i colori rimasti, quindi le sfumature rimaste. E ad esempio di questa con il viola abbiamo pochissimi gomitoli, quindi andate a sbirciare di corsa e approfittatene se ve li siete persi e non volete appunto che vadano esauriti anche questi. Prima che appunto voi li possiate acquistare. Allora, Papatia Angora, un cuscinetto di filato meraviglioso, misto lana al 20%, 80% acrilico soffice che riproduce l'effetto dell'angora, quindi un filato leggermente pelosino, un filato scorrevole da lavorare con ferri uncinetto 4, 4,5 e un metraggio che sembra quasi uno scherzo, ma è reale, 550 metri in soli 100 grammi, un prezzo veramente una qualità prezzo assurda. Sfumatura di grigio bianco, quindi vari grigi e il bianco all'interno con il codice colore 01. Eccola qui. Poi pochissimi pezzi appunto per la sfumatura di marrone, bianco e lilla. Bellissima anche questa, pochissimi pezzi rimasti. Codice colore 23 e ancora il codice colore 20 che è questo bellissimo, questa bellissima sfumatura di grigio scuro, grigio medio, tortora, giallone e panna bianco latte, anzi, all'interno. Veramente, veramente bella anche questa sfumatura. E questo era Papatia Angora. Sempre a marchio Papatia abbiamo il ritorno di Papatia Batik. È un filato in 100% fibra sintetica super soffice, quindi un acrilico veramente morbidissimo. Perché cosa ve lo consiglio? Sicuramente per coperte, quindi coperte, copertine, coperte da divano, plaid, poncho, perché no, poncho come qui in esempio, cappe, cardigan, insomma, è un ottimo filato, seppur sintetico, un ottimo sintetico, veramente un filato molto soffice. E le Quindi sfumature andiamo a sono. vedere insieme la composizione che dicevo è un essere un 100% acrilico e soprattutto il metraggio, ecco cosa volevo dirvi, 360 metri in ben 100 grammi, quindi un'ottima resa anche di questo filato. Il codice colore in questione è il 20, quindi sfumature di grigio, scusate, giallone e un po' di bianco sporco. E andiamo avanti con le altre, continuando proprio da questa color verde acqua, acqua marina, insomma, molto bella, codice colore 36, che vi consiglio di utilizzare se ad esempio avete intenzione di fare una coperta coda di sirena. Questi colori si prestano moltissimo, così come potete optare anche per l'altra versione, quella di turchese chiaro. Quindi a seconda di ciò che vi piacerà di più, questi due colori ricordano veramente, i colori del mare. Quindi il turchese chiaro invece ha il codice colore 06, anche qui c'è un po' di bianco e poi si vira per appunto il celestino e il turchese chiaro, invece qui siamo più sul verde acqua. Andiamo avanti perché sono tutte bellissime, vi consiglio di non perdervele e soprattutto se stavate aspettando questi filati, un po' tutti i filati che vi farò vedere oggi, non sappiamo se e quando potremo riassortirli una volta terminati, quindi il mio consiglio è sempre quello di approfittarne se stavate aspettando proprio una di queste sfumature o uno di questi filati. Qui abbiamo un mix di colori, tra il verde, il giallino, il bianco e il celeste che rendono questa sfumatura davvero particolare. Il suo codice è 17. Poi ce n'è una che ormai amate definire sfumatura unicorno e guardate la bellezza, cioè
c'era un po' di scotch, lo togliamo via. La bellezza di questo filato, di questo colore, di questa sfumatura, codice 14. Qui abbiamo del giallo, del color pesca, del rosa, il lilla, insomma, colori pastello, colori tenui, ma molto allegri, che appunto si prestano per la realizzazione di qualcosa di super colorato. E poi ancora qualche gomitolo rimasto per quanto riguarda il Papatia Batik arancio, quindi codice colore 07, e ancora il codice colore 31, pochissimissimi pezzi ormai rimasti già per queste due sfumature, quindi arancio e viola, bianco, grigio e blu. Questo filato è veramente molto carino, ma adesso andiamo avanti sempre con uno sfumato, passando però al brand Alize Yarns. Quindi i filati Alize è un classico intramontabile ormai conosciutissimo, è l'Angora Gold in questa versione batik. Quindi versione sfumata, un filato con un metraggio pazzesco perché abbiamo 100 grammi al gomitolo per ben, andiamolo a vedere insieme, 550 metri, proprio come per il Papatia Batik. Anche Angora Gold Batik ha una resa eccezionale. Bastano 4-5 gomitoli per realizzare un maglioncino, un cardigan da donna taglia media, ma 4-5, quindi anche una taglia bella grande con 5 gomitoli, a dire il vero. E vi mostro i colori che sono tornati. Ponete attenzione su queste sfumature, soprattutto sulle quantità già disponibili, perché state facendo fuori tutto e noi, come sempre, vi ringraziamo. Codice colore è in questo caso, intanto vi dico che anche lui è un 20% lano, 80% acrilico, molto morbido, e anche lui effetto Angora, quindi effetto leggermente pelosino. Ferri uncinetto da utilizzare, qui siamo sul 4 mm. Ho dimenticato prima, forse per il Papatia invece batik, e qui siamo sul 4,5 che consigliamo, mentre qui 4 mm circa. Poi la vostra mano cambierà a seconda anche di quanto lavorate stretto, morbido, del punto, della tecnica che andrete ad utilizzare, insomma. Cambiano tante tante cose. Questa sfumatura bellissima con il rosa antico e il bianco, che è tornata e mancava da un po', ha il codice 5698. Andiamo a vedere altre sfumature, passando da questa molto autunnale, attenzione, ripeto, alle quantità disponibili. Rosso, bordeaux, anzi vinaccia, marrone, verde bottiglia e giallo senape dorato. Bellissima e molto autunnale la sfumatura 3368. Poi abbiamo un'altra sfumatura bella autunnale, ma con un po' di colore in più grazie a questo rosa carico, questa orchidea appunto, e poi viola, queste sfumature di verde che si fondono invece con il beige. Bellissima anche lei, codice 4341. Pochi pezzi per alcune sfumature, come in questo caso una sfumatura delicatissima con colori pastello meravigliosi, color acqua, lilla chiarissimo e bianco, codice colore 6620. Ancora una sfumatura, in questo caso però di blu e bianco, anche qui guardate un pizzico di bianco, poi dal blu jeans scuro al celestino. Molto bella e apprezzata, codice colore 1899. Una coloratissima invece è questa nuova sfumatura con arancio, marrone, giallino, azzurro e azzurrino chiarissimo, davvero davvero particolare, codice colore 7647. Ancora andiamo avanti perché sono tante. Marrone, quindi prettamente autunnale. Questa ha il codice colore 6779 e ha la particolarità di essere uno sfumato tono su tono, quindi a differenza degli altri si basa su un'unica tonalità che sfuma in tutte le sue gradazioni.
Poi sempre molto autunnali come colori sono questi, presenti nella sfumatura con codice 1984 e quindi qua abbiamo del rosso, rosso intenso, rosso più chiaro, marrone, tortora e bianco. Bellissima. Ripeto, codice 1984. Ancora autunno, ancora un colore nuovissimo, una sfumatura nuovissima. Eccola qua. Codice colore 5735, qui abbiamo il marrone bruciato che si fonde al blu, un blu scuro, azzurro e bianco, qualcosa di indescrivibile. Poi sfumano una meraviglia, noi come avrete notato ultimamente più che mai stiamo postando foto di dimostrative di lavori realizzati con varie sfumature. Man mano che li andiamo trovando, come esempi, ve li mostriamo così da dimostrarvi quanto siano belli in progetto finito. Poi anche le foto delle nostre clienti che ci mandano e che potete trovare sul nostro gruppo Merceria Italia Artisan & Friends aiutano tanto. Quindi se non siete iscritti al gruppo qui su Facebook, iscrivetevi e saremo contenti appunto di avervi con noi e potete tranquillamente postare i vostri lavori, consigliarvi, insomma è un bel gruppo, si è creata una bella armonia. Per cui se vi fa piacere vi invitiamo ad iscrivervi. Codice colore intanto per quest'altra meraviglia 2807. Qui cosa abbiamo? Varie tonalità di rosa, dal rosa baby al rosa confetto, al rosa intenso, poi si passa per questo giallino barra crema e poi abbiamo anche del beige chiaro e del bianco. Questa sfumatura è da urlo. Il suo codice, ripeto, 2807. Questa era l'ultima delle sfumature che vi andavo a mostrare, che vi vado a mostrare appunto di Angora Gold Batik, ma adesso passiamo alle Cakes. Cakes, sempre Angora Gold, versione ombre Batik, stesso filato di prima, ma con gradazione, appunto, colorazione, tono su tono. Quindi ogni cake degrada dalla parte più scura, quindi dal colore più intenso all'esterno verso la stessa tonalità, cioè verso, scusate, lo stesso colore, ma molto molto più chiaro all'interno. Quindi è una ombre per questo motivo, ha un colore di base che degrada dalla parte più scura all'esterno, detto in parole più semplici, alla parte più chiara all'interno. Spero di essermi spiegata bene, ma le immagini aiuteranno senz'altro. Non avrebbero nemmeno bisogno della mia spiegazione. Questi colori fantastici. 7303 è il codice di questo blu royale che è tornato anche per questo filato. Facciamo ultimamente un po' di difficoltà a reperirli perché mancano proprio in fabbrica, non perché noi non vogliamo riportarli, noi chiediamo sempre in fabbrica tantissimi colori, loro purtroppo ci mandano quello che al momento hanno disponibile. Perché avendo comunque Alise una vasta produzione, a periodi si trovano più colori di un articolo piuttosto che di un altro. Quindi anche per queste cakes vale il discorso, approfittatene adesso se li stavate aspettando. Abbiamo reperito 5 sfumature, quindi la prima è questa, ma vi dico, vi ricordo anche, perché conoscete già il prodotto, ma per chi magari lo vede per la prima volta o ci segue per la prima volta, anche peso e metraggio 150 grammi 825 metri. Anche qui consigliamo l'utilizzo di ferri uncinetto 4 mm circa. Questa ad esempio è il codice colore della Blue Royale e questi sono degli esempi di sfumatura di come sfuma il colore in progetto finito. Adesso vi andrò a mostrare anche questo che è il marrone ad esempio. Guardate che sono veramente belli. Andiamo a passare alla prossima, che è questa, quindi questo bel verdone, quindi passiamo a colori molto autunnali, codice 7355, molto molto bello, anche lui è tornato. Poi vi vado a mostrare appunto la marrone, eccola qua. Quindi anche qui dal marrone scuro all'esterno al marroncino chiarissimo. Quasi grigiastro, quasi un tortora chiarissimo all'interno, molto bella. Il suo codice è 7243
E ancora vi mostro la ottanio, quindi questo verde acqua, scurissimo, quasi ottanio appunto, è un mix tra un verde e un blu all'esterno, che poi diventa chiarissimo con questo azzurrino, verde acqua più che azzurrino, molto tenue all'interno, al suo interno. Questa mancava già dallo scorso anno, finalmente l'abbiamo ripresa, siamo riusciti a riportarla, 7230 è il suo codice. E in ultimo, ma come dico ormai sempre, non per importanza, abbiamo il codice colore 7245. Bellissima, bellissima, con queste tonalità di turchese all'esterno e color celeste acqua, chiarissimo proprio al suo interno, veramente una colorazione meravigliosa. Ed eccole qui tutte e cinque insieme. Ed è con loro che voglio chiudere questa diretta, non questa diretta, scusate, ma questo video di presentazione, perché ieri invece ho fatto la diretta nel gruppo che vi consigliavo prima, il nostro gruppo Facebook. Ecco, lì mi trovate anche in diretta spesso, dove vi mostro e rispondo alle vostre domande sui vari prodotti che appunto inseriamo in catalogo e ve li mostro e vi rispondo se avete delle domande appunto in diretta, così interagiamo e si crea una bella collaborazione anche con voi. Quindi con loro volevo dire chiudo questa video presentazione. Spero che vi sia piaciuta. Vi invito quindi a visitare il nostro sito, come sempre, che è merceriaitaliartisan.com. Vi ricordo anche le nostre spese di spedizione, che sono soli 1,99 euro e che diventano completamente gratuite, quindi da noi omaggiate, per ordini da 29,90 euro in su. Quindi vi invitiamo a scriverci anche se avete delle richieste, se volete dei consigli. Io vi ringrazio tanto per avermi seguita e vi do appuntamento prestissimo con un altro video dove andremo a vedere insieme ancora meraviglie nel dettaglio. Grazie a tutti e quindi alla prossima!